Siamo in collegamento telefonico con il professore Marco Gobbetti, ricercatore e microbiologo degli alimenti dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, parliamo di un'importante scoperta, perché finalmente dopo più di 15 anni di sperimentazione in vitro è stato scoperto il modo di eliminare il glutine dal frumento. E questa è una bella notizia, soprattutto per i tantissimi celiaci che ci sono nel nostro paese, non soltanto. Sì, indubbiamente. Permetta di correggerla. Prego, ci dica un Gli studi attimino che non cosa è sono stati successo. Sì. solo in vitro, ma sono stati anche in vivo. Certo. Quindi sono 15 anni di ricerca che hanno mostrato sia con i metodi ufficiali di analisi immunologica che con dei test in vitro e in vivo la salubrità della nostra preparazione. Questo che cosa In sostanza comporterà, ecco? Noi abbiamo riscoperto la maniera tradizionale di produrre pane utilizzando le nuove tecnologie e quindi siamo in grado, durante lunghi processi di fermentazione, di eliminare completamente il glutine dal grano, così come dagli altri cereali che contengono proteine simili. Quindi, per rispondere alla sua seconda domanda, è in commercio in questi giorni un pane senza glutine di grano. Perfetto. Questa è la prima volta che in Italia si ottiene quindi un pane che sia idoneo per il celiaco. Questa è la grande, diciamo, novità. Voi avete condotto questa ricerca nutrizionale per conto di Giuliani, lo vogliamo ricordare. Sì, Giuliani ha presentato un brevetto, diciamo la collaborazione con Giuliani è iniziata verso la metà degli anni in cui abbiamo condotto queste ricerche e diciamo che questa ricerca ha il pregio di consentire l'introduzione del grano nell'alimentazione dei celiaci. E questa insomma è la grande scoperta, una nuova era insomma del pane, possiamo dire una nuova generazione di prodotto per quanto riguarda anche tanti celiaci e non soltanto, perché poi è un'intolleranza che si riscontra in molte persone. Ha perfettamente ragione, io ho un po' di timore a chiamarla sempre scoperta, diciamo, è frutto di tanta ostinazione e di buona volontà, poi vedremo se è stata una grande scoperta o un piccolo granello di sabbia che si aggiunge a una spiaggia. Però, Però insomma possiamo dire che avete anche. giustamente, Certo, dica, come dica. dice lei, questo tipo di pane alla fine noi possiamo ipotizzare che possa essere un pane per tutti, cioè un pane per celiaci, per sensibili al glutine, ma può essere consumato credo anche da soggetti, vista la bontà, da soggetti che non hanno patologie particolari. Perfetto, comunque avete ricevuto numerosi premi, insomma siete stati in questo senso è stato riconosciuto il valore della vostra ricerca, quindi insomma questo tocco non di presunzione, ma è giusto dare appunto il pane al pane, quindi voglio dire possiamo parlare in qualche modo di scoperta o comunque di innovazione di una nuova era del prodotto senza glutine o comunque del pane per celiaci e quant'altro, insomma, quindi i nostri complimenti a lei. La ringrazio. E a tutto il team naturalmente della ricerca all'Università di Bari.